spettatori, bentrovati da Andrea Di Pre. Questo è Andrea Di Pre per il sociale e oggi mi trovo in un luogo d'eccezione perché sono nel salotto sibaritico, in un divano, su un divano sibaritico, con un'opera d'arte mobile eccezionale fatta di seduzione, di racconto, di luce, di anima, che si chiama Giuseppe Simone. Io innanzitutto, prima di andare nello specifico, voglio che la regia inquadri questo vino. In nero di Troia! In nero di Troia io lo servo a tutte le monelle che mi vengono a trovare e voglio che questo vino lo assaggi anche la mia amata cantante Andrea Di Pre, che io ti invito a intervistarla. Poi dopo ne parliamo, ok? Nero di Troia, Colle Petrito. Nero di Troia. Poi... What the fuck? Io la riconoscerai questa foto, vero? Certo. Tu la riconoscerai. Allora io voglio dire solo questo. Che io stanotte non ho dormito. Ho passato una notte infernale. Mi è venuto in sogno Osvaldo Paniccia con accanto alla sinistra la Patrizia del Viagra e alla destra la Paola. Ho condiviso il sesso con gli alieni. Me le sono sognate. Hanno detto lui ritornerà. Soltanto Osvaldo Paniccia mi ha avvisato. Tu no! 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 Tu se vuoi fare video con me, adesso che partirai dalla provincia di Lecce, ti devi recare nel brand breakfast di Neviano, che facciamo sesso. Devi fare un video! Troia! 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 Chiedi scusa a Zeb 89! Chiedi immediatamente scusa a Zeb 89! Io te l'ho detto. Andrea, se vuoi fare un bel video, vai a Terracina per fare sesso alla tomba di Osvaldo Paniccia. Me lo prometti sì o no? Va bene. Io in questo giardino ti ho sputtanato. Ti ho sputtanato. Certo, mi ha dato molto fastidio quel video. Ma, mi dai... Ma come ti sei permesso? Oh! Ma che oh! Oh! Ti dai una calmata? E dobbiamo essere chiari con i nostri fans. Nel bene e nel male. Io ti ho detto, dammi la vagina. E tu dici, ma tu sei pazzo? No, non sono pazzo. Perché tu sei un critico d'arte, uno showman, un ingegnere, un muratore, un ammiraglio, un professore, un canguro. È una copretta molto strana. Hai ragione a dire quello che pensi, ma non alzare le mani, Giuseppe. No, io le alzo. Maleducata lesbicona, ha ragione tuo padre Vittorio che è preoccupato. Ha ragione tuo padre Vittorio. Stronza! Stronza! Ti devi vergognare! Mi hanno detto che Andrea Di Pre è un drogato e un pezzo di merda. Sai quante io ne ho ricevute? Ma sai quante ne ho ricevute, Andrea? Sai quante ne ho ricevute? Che tu sniffi! La neve, la cocaina, il nettare, per poi caricarmi per andare a fare il figo nel night. Trova la droga prima che arrivino gli sbirri, che poi me la inietto subito, me la sparo subito. Me la sparo subito. No. I miei fans ed io ci siamo incazzati quando tu sei andato da Matteo Montesi senza il mio permesso per fare sesso. Tu come cazzo ti sei permesso di andare da Matteo Montesi? Monello! Cazzo. Come ti sei permesso? Giuseppe Simone, Andrea Di Pre vi salutano e questa è la TV per il secondo mondo. Sempre per te. Ciao!